Alleluia, ben trovati a tutti. Proseguiamo con i nostri incontri formativi e oggi il tema è il pastorato. La prima cosa da dire riguardo a questo argomento è che il pastorato è un carisma, è un dono di grazia che viene donato ad alcuni da Dio. Ce lo ricorda Paolo nella lettera agli Efesini 4, 11, 12. È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, al fine di edificare il corpo di Cristo. E anche nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, ad alcuni viene dato il dono del governo. Quindi un carisma che abilita, che serve per servire e far crescere i fratelli. Detto ciò, un secondo punto da dire è che chi sono questi alcuni che ci vengono indicati da Paolo? Allora qui bisogna dire che Dio sceglie. La parola di Dio ci ricorda che lui sceglie chi porre al servizio. Nel primo libro di Samuele, al capitolo 16, viene narrata la storia della scelta del re Davide. I fatti sono noti, era re in Israele Saul, però Dio dice al profeta Samuele di andare nella casa di Esse perché tra i suoi figli si è scelto un re. Samuele si reca da Jesse con la scusa di offrire un sacrificio, invita Jesse, vengono tutti i suoi figli, passano in rassegna e Dio gli dice: ungerai colui che io ti dirò. E si raccomanda dicendogli: non guardare al suo aspetto, non guardare alla sua statura, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Passano in rassegna tutti i figli di esse, ma su nessuno cade la scelta del Signore. Qualcuno dice: rimane il più piccolo, ma non è qui. Lo mandano a chiamare. Davide arriva e come entra, il Signore dice: alzati e ungilo, è lui. È lui che indica come il Signore conosce questo ragazzo molto bene. È lui. Ma Dio affida anche una missione, una visione al pastore. Tutti conosciamo i fatti che sono accaduti sul monte Horeb. Mosè stava pascolando il gregge e il Signore gli appare in un roveto. Dopo tutto il dialogo che ben conosciamo e che non è il caso di ripetere, che c'è tra Dio e Mosè, in cui Dio si rivela, si mostra, Dio dice a Mosè il perché lo ha chiamato e perché si è rivelato a lui. Infatti dirà, in Esodo 3 è scritto: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo e condurlo verso un paese dove scorre latte e miele. Ecco perché, qual era il motivo. Poi seguono tutte le perplessità, le obiezioni di Mosè: non so parlare, non sono capace, che cosa gli dirò? Ma mi ascolteranno? Era ferito da quello che era stata la sua uscita dal paese d'Egitto. E possiamo dire con molta sicurezza che Mosè nella terra di Madian aveva trovato la sua zona di comfort. E questo ci riguarda molto. E magari quando veniamo interpellati per una responsabilità,
È facile pensare, io questa gatta da pelare proprio non la voglio, è meglio che si tenga alla larga. Ma nonostante tutte le sue obiezioni, alla fine Mosè va, è il Signore stesso che gli dice: ora va. Esodo 4:12. Terrai in mano questo bastone con il quale compirai i prodigi. Esodo 4:17. Questo è il bastone con il quale Mosè aprirà il mare, con il quale percuoterà la roccia da cui uscirà l'acqua. Sarà il bastone che si trasformerà in serpente davanti al faraone. Esso non è altro che una metafora dei doni, dei carismi che il Signore dona a Mosè per portare avanti questa missione. Quindi possiamo dire che, ricapitolando, che Dio sceglie, affida una visione e dona i suoi carismi. Detto questo, vediamo ora che fisionomia deve avere un pastore. Timoteo, nella sua lettera, la prima lettera di Timoteo, capitolo 3, versetto 2 e seguenti, fa un elenco molto accurato. C'è un elenco di aggettivi abbastanza lungo, e dice che un pastore deve essere irreprensibile come prima cosa, cioè volendo trovare un sinonimo, onesto, onesto intellettualmente, corretto, accurato. Poi dice, aggiunge che deve essere sobrio, cioè semplice, misurato, aggiunge prudente e poi dignitoso, cioè che abbia un comportamento che denoti equilibrio, ospitale, quindi affabile, premuroso. Quando penso all'ospitalità, non penso solo all'ospitalità che si esercita nelle nostre case, ma anche nell'ospitare nel nostro cuore. Il pastore è colui che ospita nel proprio cuore i fratelli, che è disponibile al dialogo, a ricevere anche punti di vista diversi, capace di insegnare, potremmo aggiungere anche di testimoniare, perché per essere credibili bisogna tendere a vivere, a testimoniare ciò che si insegna. L'elenco continua e dice: non dedito al vino, e potremmo dire che significa, cioè, lucido, presente a se stesso, che non ozia, che usa bene il tempo, non violento ma benevolo, non litigioso, quindi un uomo o una donna di pace, non attaccato al denaro, quindi generoso, che si dona senza se, senza ma, senza calcoli di convenienza, senza aspettarsi nulla in contraccambio. A questo punto è interessante forse una domanda. E cioè, bisogna scoraggiarsi davanti a questo elenco, davanti a questo elenco che fa Timoteo di aggettivi? E no, perché Dio dona la grazia di Stato e fa crescere i propri pastori. Adesso vediamo quali sono le azioni che deve compiere un pastore. Ce ne sono diverse. Io ne ho individuate alcune, magari non esaustive, ma possono essere indicative. Ma, ripeto, non esaustive. Tanto divido un livello personale e un livello comunitario. A livello personale, chiaramente ci sono i doveri di Stato, perché un pastore può essere un ragioniere, può essere un infermiere, può essere un libero professionista, un padre, una madre, ma anche no, di tutti quelli che ho detto fino ad ora. Comunque i doveri di Stato ci sono. Però diciamo che a livello personale, sicuramente delle azioni, un'azione che compie il pastore è quella della preghiera personale. Per preghiera personale intendo instaurare una relazione vera, personale con Gesù. Avere momenti prestabiliti, un tempo dedicato da passare con Gesù.
Cioè, come io so che nella mia giornata a un determinato orario andrò a riposare, oppure in un altro orario cenerò, pranzerò, così è per la preghiera. Bisogna avere un orario, un tempo prestabilito. E in questo tempo bisogna parlare con Gesù, bisogna ascoltare Gesù tramite la sua parola. Un'altra azione da compiere è quella della frequentare i sacramenti, per lasciarsi curare, guarire, liberare, ricevere grazia. Non è pensabile che ci si accosti poco, per esempio, al sacramento della riconciliazione. Una domanda a questo punto potrebbe essere: negli ultimi 6 mesi, quante volte io mi sono accostato al sacramento della riconciliazione? E poi un altro punto è quello della formazione continua, e quindi Sacra Scrittura, la meditazione della Sacra Scrittura, il Magistero, l'antropologia, ma più semplicemente mi permetto di dire leggere e meditare, leggere e meditare, e ancora leggere e meditare personalmente. Questi tre punti, quindi preghiera personale, frequenza dei sacramenti, formazione, è quello che io vedo a livello personale di azioni da compiere, ripeto, non esaustive, ma ce ne sono alcune anche a livello comunitario, che impattano a livello comunitario. Per prima cosa, io ho individuato 6 punti, ma ne possono essere di più. Un primo, numero uno, è discernere. Cioè scegliere, non tra un bene e un male, ma scegliere, discernere tra un bene e il meglio, il magis. Il discernimento non è tra ciò che è bene e ciò che è male, perché quando c'è una scelta la cui opzione è il male, non c'è discernimento, ma tra un bene e qualcosa che è ancora meglio. Un secondo punto è ascoltare, condividere. Questo perché si richiede una guida collegiale, non assolutistica. Certamente il pastore assume delle decisioni, ma questo non senza aver condiviso, senza aver ascoltato. Terzo punto, curare la comunione. Prima di ogni missione. Non è pensabile curare quelli di fuori quando quelli di dentro sono feriti. Non è pensabile per un padre curare i figli altrui quando i propri non stanno bene. Quarto punto, vigilare, custodire. Su che cosa? Sulla vocazione, sul carisma, sulla missione. Vigilare e custodire non significa controllare. Ce lo ricorda la parola negli Atti degli Apostoli, al capitolo 20, versetto 28. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge. È interessante questo. Che venga anteposto la vigilanza innanzitutto su se stessi e poi sul gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi apposti come vescovi. E a proposito di vigilare e custodire, è anche interessante meditare il capitolo 2 del libro della Genesi, in modo particolare al versetto 15, quando si dice che il Signore Dio pose Adamo nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse. Adamo viene chiamato ad essere il custode di qualcosa che non ha creato, a coltivarlo, a custodirlo, a prendersi cura, ma il padrone rimane sempre Dio. E i problemi nascono quando Adamo, insieme ad Eva, mettono mano a qualcosa sulla quale non gli era stata data questa facoltà. Quindi ecco la funzione
che ha un pastore, quello di vegliare, di custodire. Ancora un quinto punto è questo di delegare, abilitare altri fratelli, facendoli crescere nella spiritualità e nell'esercizio dei carismi. E allo stesso tempo, ultimo punto, avere cura dei fratelli anche indirettamente. Infatti Pietro dice di pascere il gregge di Dio che vi è stato affidato. Quando dico indirettamente, mi viene in mente sempre la figura di Mosè, dove a un certo punto si rende conto, gli fanno pure capire che era troppo gravoso il peso di tutto il popolo su di lui, era chiamato a presiedere alle controversie, a dare soluzioni, ad essere un po' un giudice, a fare da paciere, a trovare soluzioni. E a un certo punto Pietro gli dice: Mosè, è troppo per te, non ce la puoi fare. E allora gli consiglia. Scegli delle persone in mezzo al popolo e ponili a capo di gruppi. E quindi ecco, la cura anche indirettamente mi viene da pensare, per esempio, all'attività pastorale che viene svolta dai responsabili di fraternità in quelle che sono appunto le fraternità, quindi in questi piccoli gruppi. E adesso ancora un altro punto, le modalità del servizio. Come viene svolto questo servizio? La parola di Dio è molto chiara, io non devo aggiungere molto. Leggo testualmente il Vangelo di Marco al capitolo 10, versetti 42-46. Chiamateli a sé, disse. Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano. Fra di voi però non è così. Ma chi vuole essere grande tra di voi si farà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. E anche nella prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetti 2-3, testualmente leggo: non perché costretti, cioè con quale modalità va fatto questo servizio di pastorato, non perché costretti, ma volentieri. Non per interesse, ma con animo generoso. Ho individuato dei punti in cui abbiamo visto che il pastore viene scelto, a lui viene affidata una visione, una missione e dei carismi per svolgerla. Abbiamo visto l'identikit, le modalità con cui servire e una trattazione che può essere sicuramente approfondita e qui ovviamente non è la sede più opportuna. Termino con un'ultima parola, che è una promessa del Signore. Geremia 3:15. Vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno con scienza ed intelligenza. Amen.